Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è un video un po' diverso. Oggi vi parlerò di racconti brevi che ci hanno accompagnato nell'infanzia e che ci hanno fatto sognare e riflettere. Oggi vi parlerò di favole. C'era una volta un ricchissimo mercante che aveva 6 figli, 3 maschi e 3 femmine. Era un uomo intelligente ed anche un ottimo padre che non si risparmiò per educare i suoi figli e per dar loro ottimi maestri. Belle era la più piccola delle sorelle e quella più bella, oltre che più dolce, più intelligente, più umile. Mentre le sorelle maggiori erano superbe e gelose, più inclini al lusso e alla frequentazione di compagnie di alto livello, disdegnavano quella ragazzina che, piuttosto che sposarsi con un uomo di alto lignaggio, preferiva stare accanto al padre e sostenerlo. Ma le cose per il mercante andarono male e la famigliola si ritrovò a vivere in ristrettezze, in una piccola casetta di campagna, per la gioia, si fa per dire, delle superbe e viziate figlie maggiori che, convinte di poter ricevere comunque richieste di matrimonio da facoltosi uomini, si ritrovarono ad affrontare la triste realtà. Quanti o quante di voi hanno ascoltato o raccontato almeno una volta questa favola meravigliosa? La favola di Belle e del principe senza cuore, che venne punito con un incantesimo e trasformato in bestia affinché riuscisse ad amare e a farsi amare per la sua anima e non per il suo aspetto esteriore. Questo grande classico Disney è divenuto reale varie volte nel corso degli anni. Nel 1920 fu distribuito il film muto La Bella e la Bestia, che era stato realizzato nel 1919 dall'impresa di produzione italiana Tespi Film, con sede a Roma. Nel 1946 il regista francese Jean Cocteau ne realizzò una versione cinematografica riadattata, in cui è presente anche una trama secondaria. Nel 1952 fu creato un adattamento animato nell'allora Unione Sovietica. Una versione del 1962 con Jess Taylor e Matt Damon vede la bestia come un principe che di notte si trasformava in licantropo. Il trucco fu curato da Jess Pierce e si basava sul suo disegno dell'uomo lupo prodotto dalla Universal Studios. Nel 1987 la Canna Group Angola Globes Production produsse una versione musicale diretta da Eugène Manner, con Jean Savage nei panni della bestia e Rebecca De Mornay nei panni di Bella. Uscì in VHS nel 1988 in Italia. Il film è uscito poi in DVD nell'autunno del 2009 su etichetta della 20th Century Fox. Nel 1991 la Disney produsse la propria versione animata della Bella e la Bestia e vinse il premio Oscar per la migliore canzone originale e il premio Oscar per la migliore colonna sonora, oltre che essere il primo film d'animazione della storia nominato al premio Oscar per il miglior film. Nel 2017 uscì un remake del cartone Disney del 1991, Beauty and the Beast, interpretato da un cast di attori in carne ed ossa, tra cui una deliziosa Emma Watson e la coppia da vincente Luke Evans e Josh Gad, con una grande novità per un film Disney. Nel cast è stato inserito il primo personaggio omosessuale, LeFou, interpretato appunto da Josh Gad, che nella pellicola prende il nome di LeTonte, una persona che un giorno vuole essere Gaston e il giorno dopo vorrebbe baciare Gaston. Anche il castello a cui si è ispirata la scrittrice esiste davvero. È lo Château de Chambord. Si trova nella Loira ed è proprio come l'abbiamo visto nel grande schermo, nelle battute finali del film, quando finalmente il bacio tra i due spezza l'incantesimo che l'aveva tramutato in maniero tetro e spaventoso. Lo Château de Chambord ha alle spalle una storia ultrasecolare. Fu costruito nella prima metà del Cinquecento da Francis I, che lo utilizzò a lungo come residenza nella stagione di caccia. Ma c'è un'altra cosa che forse non tutti sanno. Bella e il suo principe sono esistiti davvero e la loro storia vera si è svolta sul lago di Bolsena, alla corte del principe di Parma. Il vero nome della bestia era Pedro Gonzales, un uomo vissuto nel Cinquecento e affetto da ipertricosi, una malattia rara che provoca una crescita incontrollata di peli su tutto il corpo, compresa la faccia, e che venne individuata solamente a partire dall'Ottocento. Sino ad allora, chi aveva questa malattia veniva considerato un selvaggio e una creatura bestiale. Catturato a Tenerife, Pedro arrivò alla corte di re Enrico II come dono di matrimonio per le nozze con Caterina de' Medici. L'uomo faceva parte dell'etnia dei Guanci. I Guanci era la prima popolazione che abitò le Canarie e conducevano una vita che pareva essersi fermata all'età della pietra quando nel Medioevo vi giunsero gli europei.
L'uomo era stato fatto prigioniero dagli spagnoli e trasportato in Francia. Il suo arrivo a corte fece il giro d'Europa e il re decise di educare Pedro, rendendolo un cortigiano perfetto. In breve tempo l'uomo divenne un nobile perfetto, istruito ed educato. Per questo Caterina de' Medici decise di trovargli una moglie per creare nei suoi piani una dinastia di selvaggi. La regina scelse personalmente la moglie giusta per Pedro e dalla loro unione nacquero quattro figli, due dei quali affetti dalla stessa malattia del padre. In quel periodo avere a corte delle creature esotiche era considerato un vanto e la corte francese reputava importante avere addirittura una famiglia di selvaggi ben istruiti. Per questo la famiglia di Pedro venne ritratta in molti dipinti che iniziarono a circolare, dando vita alla leggenda della Bella e la Bestia. La famiglia arrivò infine sulle rive del lago di Bolsena quando la dinastia Valois, ormai sulla via della rovina, cedette Pedro ai principi di Parma. Ranuccio Farnese, finalmente, riconobbe il rango di gentiluomo a Pedro, chiedendogli in cambio però di esibirsi ogni tanto. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like e se volete potete iscrivervi, non dimenticando di, come dico sempre, attivare la campanellina per non perdere nessun video. Un bacio, un buon inizio settimana e al prossimo video!